Dico solo proprio due parole. Vabbè, per tutti noi che diciamo, occupiamo questo posto, l'abbiamo aperto, è proprio un piacere avere qui questa sera Gianni Celati e Jean Talon. Ci sembra in qualche modo un po' la chiusura di un cerchio, insomma Bartleby, il nome di questo spazio che abbiamo scelto, viene da un libro che Gianni ha tradotto anni fa, facendoci un corso proprio all'Università di Bologna. Quindi no, insomma, no, non ci sembra casuale invitarlo oggi in uno spazio dell'università, però gestito dagli studenti. Il libro poi che presentiamo questa sera di Perec, in qualche modo è un libro parente o figlio, comunque complice di Bartleby, che viene poi anche proprio nominato nel libro e magari dopo ce ne parleranno. E quello di questa sera è il primo appuntamento di una rassegna, che abbiamo voluto chiamare Lettori delle pianure, non per circoscrivere o per dare un'etichetta a Gianni, Ermanno Cavazzoni e Ugo Cornia, ma semplicemente come omaggio a uno dei libri più noti, conosciuti e importanti di Celati, Narratore delle pianure. E questa sera, come avete letto o visto, inauguriamo la biblioteca di Bartleby, quindi questo spazio aperto da costruire tutti insieme con i libri che vorrete regalarci, Gianni, Jean, Ermanno Cavazzoni già ce ne hanno portati un po', studenti, amici, docenti, insomma, contribuiscono. Insomma, avete visto adesso gli scaffali sono chiaramente ancora un po' vuoti, li abbiamo dipinti questa notte, quindi aiutateci a riempirli e poi i libri rimarranno qua, catalogati, per adesso fruibili quando è aperto lo spazio, quindi come consultazione, e speriamo che aumentino, sempre di più, un modo anche per riempire questo spazio. Di progetti, ma anche fisicamente, quindi insomma libri che ci aiutano a difendere questo luogo. E niente, stasera Gianni leggerà alcuni brani, penso all'inizio L'uomo che dorme di Perec, Jean l'ha tradotto per le edizioni Quadlibet, quindi ha fatto questa nuova traduzione e poi ce ne parlerà un po'. E forse avrà un po' caldo, però insomma, portiamo pazienza e vi ringrazio. Ah, l'unica due cose proprio tecniche che voglio dirvi è che da ieri non sappiamo bene perché non c'è più l'acqua in questo stabile. No, spero non l'abbiano tolta intenzionalmente, comunque non c'è, quindi i bellissimi bagni che abbiamo, ne abbiamo aperto uno solo e insomma, in maniera un po' artigianale ci arrangiamo. E poi se volete, al termine della lettura, lì giù dalle scalette nell'altra stanza abbiamo il libro che leggiamo questa sera, alcune copie in vendita e alcuni libri di Gianni Celati, alcuni libri di Ermanno Cavazzoni e di Ugo Cornia che danno vita alla rassegna. Ci sono delle copie lì se poi le volete prendere. Grazie. No, dico solo due parole. L'imposterei così: Gianni legge appunto dei pezzi, poi magari anche con i presenti si può aprire una discussione. Io che Gianni, credo anche Ermanno, ci sentiamo in qualche modo partecipi del fatto che di questa situazione, anche per la scelta, di cui poi non ti ho chiesto esattamente le motivazioni, di scegliere appunto Bartleby per un'azione politica in qualche modo, no? Possiamo dire. Sì, c'è questa coincidenza per cui anche, no, un uomo che dorme è in qualche modo, non è un, devo dire, sono state date anche letture. Quando è uscita la prima edizione c'era una quarta di copertina un po' delirante, per cui sembrava il protagonista del libro un rivoluzionario, che non era firmata, ma so che era di Cordelli, che dirigeva la collana Guanda, e quello, diciamo, era un po' forse forzata. Però è vero che c'è in sottotraccia, tra i tanti fili del libro, anche una questione che ha a che fare con una sorta di rivolta con modalità però che non sono quelle solite, ecco, quelle della contrapposizione frontale, come verrebbe da dire. Cioè anche il protagonista di Un uomo che dorme è, come Bartleby, una figura dell'illusione, verrebbe da dire, dell'illusione, che elude le cose. Quindi vabbè, questo, ed è una filiazione anche resa esplicita da Perec, perché c'è a un certo punto del libro, verso la fine, una mezza pagina che è la storia di Bartleby riassunta,
senza il nome, senza nominarlo, perché è lì che io lo vedo quasi, sembra una specie di santino messo alla fine del libro, come mettersi sotto il, così, un po' la sua anche protezione. Ecco, due sono le filiazioni, questo è il Kafka delle meditazioni sul peccato e la vera via, il titolo di Broad. Ecco, no, se parte anche la lettura. No, dopo poi magari si potrebbe parlare anche di questa. La buttiamo in politica. Sì. Dunque, adesso trovandomi qui così in questa situazione mi vengono in mente altre situazioni del genere dove ero coinvolto nel 68 e nel 77 e nell'81 in varie ne ho viste molte, ma quello che si distingue qui mi sembra una cosa. Beh, tutte queste situazioni di cui parlo avevano un carattere simile, non tanto nell'idea della rivolta, del portare la rivoluzione, che quella era veramente come fumo negli occhi, ma quanto nel fatto che tutte queste persone che si riunivano, mi ricordo anche a Cambridge oppure a Bologna o nel 68 e nel 77 al Dams, si capiva che si riunivano perché avevano cominciato qualcosa che avrebbe dovuto essere una carriera, ma non si capiva bene che carriera avrebbe dovuto essere. E tutto quello che restava di questo fatto di fare gli studenti, di studiare i libri, di leggere i libri, alla fine si profilava laggiù lontano come l'idea di diventare un professionista di qualcosa. Questo fatto del diventare professionisti vuol dire mettersi una cosa da palombaro e sprofondarsi in qualcosa che è irremovibile sotto una sorveglianza dei capi e di tutte le teorie che possono venire in giro per mistificare questo fatto del andare all'università, passare a un altro stato a un'altra situazione che non conosciamo ancora, una situazione pienamente adulta. Questo credo che sia il vero tema delle cose di cui stiamo parlando. Il passaggio da... C'era un grande filosofo che ha insegnato in questa università che si chiamava Enzo Melandri e in un piccolo paragrafo in un suo libro dice: tutto si svolge nel momento in cui tu passi, lasci i calzoni corti, ti metti i calzoni lunghi e ti trovi nudo davanti a un nuovo modo di comportarti e ti guardi intorno e ti vergogni perché sei nudo, non hai ancora imparato a fare quello che gli adulti fanno, e l'errore in questo caso è nel credere che gli adulti sappiano bene dove stanno andando e non siano nell'errore. Ecco, l'errore sta nel credere che gli adulti non siano nell'errore. In queste situazioni, nel 68 o nel 77, con Ermanno, mi sembra che fosse l'81, quant'era l'81, quei periodi che 81, 82... che ci siamo messi anche a fare delle prove di scrittura, eccetera. Ecco, questo libro qui è stato scritto nel 67, quindi un po' lievemente prima che scoppiasse in Francia, da una parte questo problema ormai così enorme che abbiamo tutti quanti di sopravvivenza, nel senso di dire cosa ne faremo di noi stessi in queste istituzioni di cui non c'è niente, non c'è da fidarsi di nessuno che gestisce queste istituzioni, e dall'altra parte come riuscire a trovare un punto di fissazione del pensiero in modo da
da non essere così vaganti, da poi prendere su i primi slogan che ci passano sotto gli occhi, perché tutto sommato la disgrazia del 68, del 77 era che diventava poi un'esibizione di slogan che arrivavano nell'orecchio, a cui nessuno badava, nessuno ci pensava a cosa stava dicendo. Erano cose che servivano solo per fare rumore, fare gruppo. Purtroppo noi faremo sempre più fatica a fare gruppo, ad essere collettivi. Questa sarà una cosa sempre più faticosa. Noi saremo sempre più sbandati e sempre più in qualche modo sradicati. Quindi questo libro per me è il più bello di Perec in assoluto. È l'ultimo libro di Perec veramente che azzarda a dire qualcosa, a far mostrare qualcosa che resta nel tempo e che non riguarda solo quella professionalità della letteratura, comincia proprio con questo problema. Ci si sveglia una mattina, si è studente, si deve andare a dare un esame e questo studente che non ha nome, non si alza, rimane a letto, non va a dare l'esame, non crede evidentemente, di colpo non crede che tutta questa procedura di rituali che sono quelli scolastici, quelli del sapere eccetera, abbia qualche senso. La sveglia suona e tu non ti muovi di un centimetro, continui a stare a letto e richiudi gli occhi. Nelle stanze vicine altre sveglie si mettono a suonare, senti rumori d'acqua, porte che si chiudono, passi che si precipitano giù per le scale, la rue Saint-Honoré comincia a riempirsi del rumore delle automobili, stridio di pneumatici accelerati, brevi colpi di clacson. Delle persiane sbattono, i negozianti tirano sulle serrande, tu non ti muovi, non ti muoverai. Un altro, un sosia, un doppio fantomatico e meticoloso, fa forse il tuo posto, uno a uno, tutti, fa forse al tuo posto, uno a uno, tutti quei gesti che tu hai smesso di fare, si alza, si lava, si rade, si veste, se ne va. Lasci che si precipiti giù per le scale, corre in strada, prenda l'autobus al volo e arrivi col fiatone e l'aria trionfante sulla porta dell'aula all'ora fissata, diploma di studi superiori di sociologia generale, prima prova scritta, tu ti alzi troppo tardi, là facce studiose o annoiate si chinano pensose sui banchi, gli sguardi forse preoccupati dei tuoi amici convergono sul tuo posto rimasto libero, non dirai in 4, 8 o 12 fogli protocolli quello che sai, quello che pensi, quello che sai che bisogna pensare sull'alienazione, sugli operai, sulla modernità e il tempo libero, sui colletti bianchi o l'automazione, sulla conoscenza degli altri, su Marx, rivale di Tocqueville, e Weber, nemico di Lukács. In ogni caso non avresti detto niente, dato che non sai granché e non pensi niente, il tuo posto rimane deserto, non prenderai mai la laurea, non comincerai mai la specializzazione, non continuerai gli studi. Ti prepari come tutti i giorni una tazza di Nescafè, aggiungendovi come tutti i giorni qualche goccia di latte condensato con lo zucchero. Non ti lavi, a malapena ti vesti, in una bacinella di plastica rosa metti in ammollo 3 paia di calzini. Poi, in un giorno del genere, un po' più tardi o un po' più presto, scopri senza sorpresa che c'è qualcosa che non va, che, per dirla senza tanti giri di parole, tu non sai vivere e mai ne sarai capace. Il sole picchia sulle lamiere del tetto, nella tua stanzetta il caldo è insopportabile, sei seduto incastrato tra la panca e lo scaffale con un libro aperto sulle ginocchia,
ed è un po' che hai smesso di leggere. Il tuo sguardo resta fisso su una mensola di legno bianco, su una bacinella di plastica rosa in cui marciscono 6 calzini. Il fumo della sigaretta abbandonata nel portacenere sale quasi in linea retta, stendendo una coltre instabile sul soffitto segnato da minuscole crepe. Qualcosa si stava rompendo, qualcosa si è rotto, non ti senti, come dire, sorretto. Qualcosa che ti sembrava e ti sembra ti avesse finora confortato, scaldato il cuore, restituito il sentimento della tua esistenza, quasi della tua stessa importanza, dandoti l'impressione di aderire al mondo e di esservi come immerso, comincia ora a venir meno. Eppure tu non sei uno di quelli che passa le ore di veglia a chiedersi se esiste davvero e perché, chi è, da dove viene e dove va. Tu sei uno che non si è mai posto seriamente la questione se viene prima l'uovo o la gallina. I cruci metafisici non hanno mai segnato i nobili tratti del tuo viso e tuttavia niente resta di questa traiettoria saettante, di quel movimento proiettato in avanti che da sempre sei stato portato a identificare con la tua vita, cioè con il suo senso, con la sua verità, la sua tensione, un passato ricco di esperienze feconde, di lezioni ben assimilate, di radiosi ricordi di infanzia, di luminose felicità campagnole, di sferzanti venti al largo, un presente denso, compatto e caricato a molla, un futuro generoso, verdeggiante, arioso. Il passato, il presente, il futuro ora si confondono in un'unica pesantezza della tua membra, nella fastidiosa emicrania, nella spossatezza, la calura, l'amaro e l'intiepidito sapore del Nescafè. E se occorre uno scenario per la tua vista, questo non sarà la maestosa spianata, in genere nient'altro che una spettacolare illusione prospettica, su cui scorazzano e spiccano il volo i pargoli paffuti di un'umanità conquistatrice, bensì qualsiasi sforzo tu possa fare, qualsiasi illusione tu possa ancora cullare, questo pertugio nel sottotetto che ti fa da stanza, questa stamberga di 2,92 metri di lunghezza e 1,73 metri di larghezza, cioè poco più di 5 metri quadrati, questa mansarda da cui non ti sei più mosso da molte ore, da molti giorni. Sei seduto su questa panca così corta che di notte non ti puoi stendere completamente, così stretta che non ti puoi girare senza prendere le dovute cautele. Con espressione ora quasi affascinata guardi la bacinella di plastica rosa con dentro almeno 6 calzini. Resti nella tua stanza senza mangiare, senza leggere, quasi senza muoversi. Guardi la bacinella, lo scaffale, le ginocchia, il tuo sguardo nello specchio incrinato, la tazza, l'interruttore. Ascolti i rumori della strada, la goccia del rubinetto nel pianerottolo, i rumori del tuo vicino, i suoi raschiamenti di gola, i cassetti che apre e chiude, i suoi accessi di tosse, il simbolo del suo bollitore. Segui la linea sinuosa di una minuscola crepa sul soffitto, il vano tragitto di una mosca, il percepibile progressivo aumentare delle ombre. Questa è la tua vita, questi i tuoi averi. Puoi fare l'esatto inventario del tuo magro capitale, il preciso bilancio del tuo primo quarto di secolo. Hai 25 anni e 29 denti, 3 camicie e 8 calzini, qualche libro che non leggi più, qualche disco che non ascolti più, non hai voglia di ricordarti di nient'altro, né della tua famiglia, né dei tuoi studi, né dei tuoi amori, né dei tuoi amici, né delle tue vacanze, né dei tuoi progetti. Hai viaggiato e dei viaggi non resta nulla. Sei seduto e vuoi soltanto aspettare. Aspettare solamente perché non ci sia più niente da aspettare. Che venga la notte, che suonino le ore, che i giorni fuggano, che sfumino i ricordi. Non rivedi i tuoi amici, non apri la porta, non scendi a prendere la posta, non restituisci i libri che hai preso in prestito dalla biblioteca dell'istituto di pedagogia, non scrivi ai tuoi genitori, esci solo a notte fonda come i topi, come i gatti, i mostri.
vaghi per le strade, ti infili nei luridi piccoli cinema del Grand Boulevard, a volte cammini tutta la notte, a volte dormi tutto il giorno, sei un pigro, un sonnambulo, un'ostrica, le definizioni variano secondo le ore dei giorni, ma il senso resta sempre più o meno lo stesso. Non ti senti fatto per vivere, agire, lavorare, vuoi soltanto durare, vuoi soltanto aspettare e dimenticare. La vita moderna generalmente non è che apprezzi molto atteggiamenti di tal fatta. Intorno a te da sempre hai visto privilegiare l'azione, i grandi progetti, l'entusiasmo, l'uomo proteso in avanti, l'uomo con lo sguardo fisso all'orizzonte, l'uomo che guarda dritto davanti a sé, sguardo limpido, mento volitivo, andatura sicura, pancia in dentro, tenacia, iniziativa, gesta clamorose e trionfi tracciano il cammino troppo limpido di una vita troppo esemplare, disegnando le immagini sacrosante della lotta per la vita. Le pietose menzogne che cullano i sogni di quelli che si sono impantanati e girano vuoto, le illusioni smarrite di milioni di reietti, quelli che sono arrivati troppo tardi, quelli che hanno appoggiato la valigia sul marciapiede e si sono seduti sopra ad asciugarsi la fronte. Ma tu non hai bisogno di scuse, né di rimpianti, né di nostalgia. Tu non respingi niente, non rifiuti niente. Tu hai smesso la marcia in avanti, ma già prima avevi smesso di andare avanti. Ora non ti rimetti in moto semplicemente perché sei arrivato a destinazione e non vedi proprio cosa ci andresti a fare più avanti. È bastato quasi in un giorno di maggio in cui non faceva troppo caldo l'inopportuna congiunzione tra un testo di cui avevi perso il filo, una tazza di Nescafè dall'improvviso gusto troppo amaro e una bacinella di plastica rosa piena di acqua nerastra al cui interno galleggiavano sei calzini, perché qualcosa si rompesse, si alterasse, si disfacesse, perché venisse alla splendente luce del sole. Ma la luce del sole non splende mai nella soffitta in Rue Saint-Honoré. Questa verità deludente, triste, ridicola come un cappello da asino, pesante come un dizionario gaffiò, tu non hai più voglia di proseguire, né di difendersi, né di attaccare. Mi fermo qui. Quello che viene tracciato in queste pagine è un atteggiamento che è quello che tutti quanti ci dicono, tutto il mondo ci assicura, che è quello giusto, cioè l'attivismo. L'attivismo, darsi da fare, diventare quello che si deve diventare, fare strada, passare davanti agli altri. Ecco, in poche pagine Perec ha riassunto qualcosa che è una specie di, forse è una specie di malattia mentale, forse una vera malattia mentale dell'uomo occidentale, questo fatto dell'attivismo, del dover far qualcosa per passare davanti agli altri, per mettersi in luce, per realizzare le conquiste che sono sempre proiettate davanti ai tuoi occhi. Quando tu cresci, ti arrivano dei giornali, ti arrivano delle riviste, ti vedi dei film e ti si proiettano sempre davanti delle conquiste da fare. Queste conquiste sono il laccio con cui ti spingono avanti a prendere quel tipo di posizione. Ecco, questo inizio è, in poche parole, in poche pagine, è veramente una distruzione di questo che io chiamo l'attivismo occidentale, su cui cresciamo tutti, su cui nessuno di noi può da cui nessuno di noi può scappare. Il 66, il 68 e il 77 hanno cercato di aggirare quella questione dell'attivismo, però si sono impantanati nel fatto di tutte le definizioni, gli slogan che avevano imparato a memoria, che non c'entravano assolutamente niente con questa situazione. Gli slogan di Lenin non avevano più nessun senso davanti a questa situazione in cui ormai tutto quanto deve orientarsi verso l'attivismo professionale. Bene,
questo libro scritto nel 67 per me marca questo segno, che rimane ancora una cosa che noi non sappiamo come risolvere. In questa, una città come questa, c'è stato un assessore di fama nazionale che è stato qui non so per quanti anni. Beh, bisognerebbe sapere, chiedergli cosa cavolo ha fatto in tutti questi anni. Io l'ho sentito fare un discorso su un amico morto, era una cosa da piangere, una cosa, tutto ciò che si inventa appena appena, devi appena appena dai discorsi ufficiali, dalla spettacolarità che deve essere messa in scena, altrimenti tu non esisti, ecco, è qualcosa su cui non si posa mai l'occhio. In questa città credo che sia una, non so le altre città come vadano, ma mi sembra una delle città dove questo tipo di situazione sia tra le più accentuate e le più descrivibili. Ebbene, qua c'è un libro che bisogna prenderlo in mano e leggerlo magari due o tre volte, da cima a fondo, in fretta e in furia, leggerlo, come diceva Manganelli, diceva, i libri non sono fatti per leggere, sono fatti per precipitarsi, ecco, no? E direi così, non c'è un punto da scriversi delle frasi famose da portare avanti, c'è però un sentimento di quello che facciamo, che possiamo fare, dove tutto quanto è tracciato già in queste linee di queste pagine. Bene. No, sì. Riguardo a questa questione dell'attivismo, l'altra cosa che c'è da dire è che ci sono due filiazioni come esplicite, dichiarate, che sono appunto Bartleby, lo scrivano che non vuole, che si rifiuta di scrivere, risponde sempre nella traduzione di Gianni, avrei preferenza di no a ogni ordine, quindi c'è questa forma di resistenza passiva, di elusione, no? dell'attivismo e lo studente, questa rottura che gli capita addosso, cioè non c'è una decisione, gli capita mentre è lì che prepara l'esame di sociologia, fa caldo nella sua mansarda un po' tipo qua, e gli piomba addosso questa cosa per cui non, è una cosa che credo che tutti conoscono più o meno, per cui uno dice ma perché devo andare a fare l'esame di sociologia, non ho voglia, e si mette lì e appunto la sveglia suona e lui non si alza, gli amici non fa più le cose della sua vita di studente. E una cosa da dire è che dello studente appunto non si sa nulla, se non che è studente di sociologia e che ha 25 anni, quindi non è casuale che Perec, pur partendo da un fatto autobiografico dove invece lui poi aveva 20 anni, questo lo racconta in interviste, secondo me, io credo, specifiche questa cosa dei 25 anni, cioè quell'età un po' limbica, per cui della fine degli studi, uno dove usa un termine di Celati che c'è in costume di italiano, che per me è bellissimo, sta per incanalarsi, cioè all'epoca appunto poi della contestazione di un anno successivo alla pubblicazione di questo libro c'erano queste parole tipo la macchina sociale, l'ingranaggio, però la questione è quella comunque, no? Quell'età in cui devi entrare nella vita e c'è qualcosa che è lì e hai quell'impressione che tutto comunque è già dato, perché insomma devi far carriera, perché poi anche questa cosa della carriera è una cosa poi moderna che entra nel romanzo, perché voglio dire nel romanzo, no, questa è una cosa che questa cosa ha a che fare con la società moderna, cioè col fatto che, ed è una cosa anche recente poi dal punto di vista sociologico, del fatto che ci sono le carriere e c'è la, diciamo, l'ascesa sociale, la possibilità di si studia per poi, fino a non tanti anni fa, cioè c'erano le classi sociali, c'erano chi era figlio degli avvocati, cioè è così anche adesso un po', però insomma, voglio dire, il tuo destino era in qualche modo, e quindi la presa di distanza da quella cosa era nella forma, dico dal punto di vista romanzesco, le figure del romanzo era nella forma del prendere il mare o arruolarsi nell'esercito, cioè uno non voleva, c'era l'incanalamento, no, usciva fuori, c'era prendere, infatti
In realtà la filiazione, ci sono, è una filiazione che si biforca, questa di Melville, cioè questa da Melville di Bartleby, perché l'altra filiazione è proprio Moby Dick, di cui è un romanzo infarcito di citazioni più o meno occultate, e il romanzo da cui ci sono più citazioni, che mi hanno posto poi alcuni problemi proprio nel tradurre, è proprio Moby Dick. Sì. E l'inizio di Moby Dick, no, io direi che questo momento corrisponde a quello che Ismaele dice quando, nelle prime pagine di Moby Dick, dice: quando ti scende un autunno umido e piovigginoso nell'animo, ecco, lo stato lì. E tu vorresti andare fuori. E tu vorresti, e inizi a guardare il mare, desiderare, il prendere il mare come fuga, cioè la vita di terra è la vita dell'incanalamento, la vita, l'attivismo professionale, le carriere è la prigione a cui tutti siamo destinati, dove poi bisogna fingere, perché dicevamo, poi a scuola ti insegnano, ti preparano alle carriere, lo dicevamo prima cena, ma ti insegnano poi a fingere di saper fare quello che poi magari non sai fare. La parola professionalità, professioni credo che sia più antica, ma come si usa adesso, è una parola recente, perché nessuno si sognava negli antichi mestieri di dire: io ho un atteggiamento professionale. Uno sapeva fare il proprio lavoro e basta, no? Gianni raccontava ai suoi zii. Sì, in tutta la mia famiglia artigiani, nessuno no, sapeva. Cioè, mi viene da dire che dire sono professionale è proprio per. È quella piccola truffa, come quelle che si imparano a scuola, quando nelle cose, di far pensare che sai fare una cosa che non sai neanche che perché molte carriere moderne sono un po' quelle, che uno la deve dare da bere, no? Sì. Allora questo vuoto, cioè queste cose che non sono basate su un saper fare, cioè la società industriale, che lo studente sta leggendo 10 lezioni sulla società industriale di Aron, quando gli piomba addosso questa cosa qua, è lì che prepara l'esame, mette il libro di fianco e da lì inizia, e da lì si innesca, ecco qua mi piacerebbe fare delle domande a Gianni, per esempio sul parallelo con Bartleby, che da lì per esempio quello che succede nel momento in cui c'è questo momento, questa rottura che ha letto Gianni, è viene fuori una ipersensibilità del protagonista del libro, cioè i rumori, gli oggetti della stanza diventano, si fanno in primo piano, vengono poi ripetuti, c'è cioè un fatto percussivo, quindi tutto diventa un po' visione, i rumori della strada, i rumori del vicino di casa, c'è cioè un tramezzo sottilissimo che lo divide da, si sa che è un vecchio probabilmente pensionato, allora lui ascolta tutti i rumori, diventa un po' come il protagonista di quel racconto di Kafka, la tana, che è terrorizzato dai rumori che sente in lontananza e non sa dove, c'è questa cosa dell'ipersensibilità che poi questo segue il suo vagare senza meta per Parigi e tutto. No, allora, come dire, il punto di partenza è questo, ma cioè rispetto, no, allora tu, nella postfazione, no, che è una cosa che volevo chiederti, che non ti ho mai chiesto, usi questo termine riguardo al protagonista, dunque successivamente a questo momento di rottura lui si sgancia dal mondo, usa in francese se me prend, che non sapevo come tradurre se me prendre dal mondo, in italiano io ho tradotto disamora, credo, ma che è proprio un po' il contrario, in italiano noi abbiamo l'essere preso da, cioè qualcosa che ti prende, e lui si sgancia, nel senso che non c'è niente che lo prende, e da lì a questo segue, ci sono due temi come una composizione musicale che si alternano, che sono il suo vagare per Parigi e passare il tempo, cioè tutto passa in primo piano, quello che nelle narrazioni romanzesche, e questo io penso, Moby Dick è un po' come il relitto del Pecot, la nave di Achab, è il relitto della possibilità del in qualche modo, è come il naufragio della conquista del mondo, dell'avventura, dell'uscire fuori. E da lì viene fuori Bartleby, cioè non c'è più l'uomo in espansione, l'uomo che conquista, l'uomo così, e Bartleby. Il protagonista del libro cade in questa cosa in cui si susseguono due temi che sono i suoi addormentamenti e il suo vagare, che sono due stati appunto limbici di elusione dal mondo,
di sonnambulismo. Ci sono delle descrizioni, queste sono curiose perché hanno un tono poi completamente diverso dal resto del libro. Sono proprio due temi che danno un senso l'uno all'altro, ma che hanno una natura anche come... Magari io leggerò un pezzo degli addormentamenti. Sono Perec che aveva scritto queste cose in un'epoca separata dalla vicenda dello studente, che ha un'origine invece autobiografica, e sono proprio, teneva un taccuino vicino al letto e scrive, non so come facesse, poi mentre si stava addormentando si ridestava per scrivere esattamente tutti i fenomeni di somestesia, cioè di sensazione del corpo, di visione durante l'addormentamento, quindi non sogni ma la sensazione Sì, come visione ipnagogica, come quando succede che uno per la strada vede qualcosa a cui aveva pensato. Sì. Questo succede se lo fai di proposito, di usare quello che è stato un secondo prima, una visione, butti giù due parole, no? Ed è questo, credo che sia il fenomeno sia nell'addormentamento che anche nella vita quotidiana. Appunto, questi fenomeni ipnagogici sono il fatto che dell'incontrare qualcosa a cui stavi pensando, eccetera. No, ma la domanda che volevo farti, tu usi, riferita a Bartleby, ma anche riferita al protagonista, questa cosa di atarassia già postmoderna. Sì. Ecco, cioè questa questione dell'atarassia è il punto, sì, diciamo, d'incontro. Lo studente dopo questa rottura si educa, questa cosa gli capita addosso, diciamo, passivamente, e da lì si abbandona una sorta di inerzia. A un certo punto inizia però ad autoeducarsi all'indifferenza, cioè in maniera anche volontaria, quasi come in maniera anche sperimentale, dove ci sono tutte pagine. Ecco, lì rispetto a Bartleby c'è come questa questione, tu dici già postmoderna, sì, il fatto delle carriere, certo, la tarassia come mettersi al riparo dalle smanie, no, di... Sì, non è più la tarassia antica, la tarassia antica era la rinuncia alle passioni e il fatto di concederti a rinunciando alle passioni, concederti all'estrema rassegnazione di come è fatta la vita, e compreso il fatto del suo scorrere e della tua nullità, no? Questo era un pezzo, una parte importante, diciamo, della filosofia antica, di tipo epicureo, di tipo stoico. Nel mondo moderno questo tipo di sapienza, che appunto che si chiama atarassia, scompare completamente. Per vederla, per avere un vago ricordo, bisogna pensare ai tibetani, non so, la gente anche adesso, certe volte vedo dei documentari dei tibetani, stanno lì a non far niente, a suonare questi campanellini, eccetera, come se fosse gente che ha del tempo da perdere, per noi occidentali. Ecco, Bartleby rappresenta in modo strano, compare Bartleby come in quanto scrivano, cioè quello che copia delle parole già scritte, e rappresenta una forma di atarassia che scoppia in vari altri libri nella stessa stagione di Bartleby, al punto che c'è un libro di Kierkegaard che è Timore e Tremore, che è stato scritto 10 anni prima di Bartleby, dove dice che cerca di fare l'esempio dell'estrema rassegnazione e fa l'esempio dello scrivano. Quest'idea della rassegnazione, so che modernamente è una cosa che tutti, appena la dici, tutti ti prendono per un imbecille, come se fosse la cosa a cui opporsi al massimo. Però la realtà era quello che diceva Jean prima, cioè dire, in questo cambiamento di cui, questa specie di metamorfosi improvvisa dello studente che si sveglia e non va a dare l'esame, quello che salta fuori è che un nuovo atteggiamento, nel senso del ascoltare tutto, vedere tutto quanto prende una consistenza.
Diciamo che quando uno è in preda all'attivismo non vede più niente, non vede più i colori dei muri, non sa più neanche più, non gli interessa più neanche un fico, cioè che stagione è, non, il passare del tempo è qualcosa di negativo, di assolutamente negativo. Dell'attivismo. Sì, c'è un ottundimento veramente di cosa? Ma io direi di questa facoltà animale che c'è in tutti gli animali di fare attenzione in tutto l'ambiente, di far parte dell'ambiente in cui si è, l'ambiente materiale. Ed è come se tutta la civiltà moderna è sorta su questo tipo di presunzione assolutamente disastrosa, che l'uomo non appartenga alla razza animale, della razza degli animali, non appartenga alla natura, ma sia qualcosa di superiore alla natura. Ecco, qui tutti questi momenti ci ripropone, come anche la frase stessa di Kafka, ci riporta qualcosa che gli antichi sentivano ancora, cioè a dire, quando dico la rinuncia a tutto, quando dico il fatto di coincidere, far sì che la tua vita coincida semplicemente col tempo che passa, coincide semplicemente con quello, di fatto la tua vita sarà questo, coinciderà col tempo che passa, la tua volontà sarà sempre una produzione di illusioni che precipitano verso qualche buco nero. Però tutto questo non si deve dire, perché è proprio l'opposto dell'attivismo, è la negazione. E se dire queste cose che dico qui a titolo sperimentale, evidentemente, senza voler affermare niente, scatta subito quel tipo di rifiuto che è attualmente in voga, cioè chiamare qualcuno un pessimista. Se si chiama qualcuno un pessimista è come vuol dire ucciderlo, toglierlo dalla circolazione, perché solo questo folle ottimismo dell'Occidente ha diritto di prendere la parola. Era questa la questione. L'altra cosa che volevo dire è, Bartleby quando smette di scrivere, non c'è nessun motivo, non si capisce perché smette di scrivere. Di solito anche in questo libro si dice che smette di scrivere perché si ha una motivazione in fondo. Nel libro, in questo racconto di Melville, non c'è nessuna motivazione. Bartleby smette di scrivere perché preferisce fare così, preferisce non scrivere. Questo fatto del verbo preferire non va preso come una evoluzione del desiderio di qualcuno che può fare quello che vuole lui, ma al contrario, va preso come qualcosa che è un'adesione a quello che siamo, no? Noi nasciamo con una faccia, con un certo corpo, con un modo di pensare che non abbiamo scelto noi, che è qualcosa che si è sovrapposto a noi fin da prima che nascessimo. Ebbene, ecco, Bartleby aderisce a questo, a tutto ciò che noi non possiamo cambiare di noi stessi. E quello che fa in realtà Bartleby è si ferma e sta a guardare un muro cieco. Il termine inglese che viene usato è reverie, che corrisponde alla rêverie francese, ma reverie è qualcosa di più della rêverie francese. Io direi che è un ripensare, un farsi ripassare nella testa delle immagini, no? Di quello che c'è, dell'immagine di quello che c'è. Come questa cosa, questa formula che ha trovato Ermanno, il limbo delle fantasticazioni, no? A cui ci concediamo molto spesso, e che una società attivistica condanna per forza, perché le fantasticazioni non hanno a che fare con niente, con i soldi, con il guadagno, con la conquista, con queste cose. Sì,
No, infatti direi che mi viene da dire questo, che no, Bartleby è un enigma nel suo abbandonarsi alla sua inclinazione naturale, si può dire così, sì. E quindi si sottrae a tutto abbandonandosi a ciò che è la sì. propria... Qui c'è un artificio in sì. qualche modo. Cioè questa cosa gli arriva addosso e poi dopo questo autoeducarsi all'indifferenza, alla neutralità, perché l'indifferenza ci passa attraverso la ricerca di una neutralità direi inumana, nel senso che è come neutralità vuol dire uscire dalla storia, anche uscire dal tempo, uscire e che è qualcosa di è un progetto un po' folle, ambizioso, ma destinato al fallimento, perché insomma tu puoi essere il mondo può essere indifferente a te, ma l'indifferenza totale non si dà. Che ecco, questo rispetto a Bartleby è quasi un po' il contrario, perché abbandonarsi alla propria inclinazione è il contrario dell'indifferenza, è il culmine della preferenza. Cioè sì, con la differenza rispetto a Bartleby è che mentre in Bartleby la cosa è solo annunciata che sarà così, ma non è detta. In questo libro si dichiara che siamo nel mondo delle masse, sì. E quindi andare con le masse, cioè tutto questo chiamare in seconda persona, chiamare se stesso in seconda persona, vuol dire fare quello che fanno tutti, cioè mangiare quel cibo che ti danno, fare i percorsi che la gente fa, vestirsi come si vestono gli altri. Vuol dire qualcosa di molto nuovo e veramente, secondo me, più interessante che di tutto ciò che la sinistra ha concepito come individualismo rivoluzionario. Sì, no? Gianni, scusa, sì, io pensavo il contrario su questa cosa qua. Sì. Cioè che no, invece la sua ricerca dell'indifferenza passa attraverso non fare tutto quello che fa come una sorta di conformismo, è il contrario, lui attraverso la neutralità, cioè mangiare per nutrirsi invece che scegliendo i cibi o vestirsi solo per coprirsi, quindi non vestirsi male perché per essere contro, ecco, appunto, non incanalarsi senza rivoltarsi, senza ribellarsi, vuol dire uscire, non fare più gesti sociali. E i gesti sociali sono minimi, nel senso che tu qualsiasi cosa tu faccia è come l'impossibilità di non comunicare. Se io mi vesto, sia che mi vesta bene, che mi vesta male, è un gesto sociale perché c'è una volontà. Lui ricerca invece la neutralità, cioè vuole azzerare quello che infatti il titolo, sai, il titolo originale del libro doveva essere, prima di Un uomo che dorme, deve essere Gli altri, cioè le cose, il primo libro, Gli altri, perché gli altri, quello che cerca di fare è sfuggire alla presa del mondo inteso come gli altri, come socialità. E quindi per me questo è un libro in qualche modo c'è la questione del passaggio sociologicamente, perché i libri di Perec sono sempre personaggi, sono, c'è un dato di partenza che può essere autobiografico così, ma poi il punto d'arrivo è sempre in un'intersezione con un collettivo, con una questione collettiva. Ecco, da qualche parte qua c'entra il passaggio proprio dalla comunità alla società, cioè la società che diventa, che è come inferno, come da cui lui si vuole sottrarre, cioè è un po' questa la cosa, la presa degli altri passa attraverso proprio tutti i gesti. Lì ci sono poi tutte le letture, secondo me aveva letto Barthes, cioè tutte queste, no, del fatto per esempio che è una cosa che si opera attraverso il linguaggio. C'è una sezione in cui appunto lui dice adesso, che è una forma di diventano quasi proprio straniante, appunto non fare più gesti sociali, niente più gerarchie, mangiare solo per nutrirsi, e dice mangio un pezzo di carne che è un composto di protidi e glucidi per nutrirmi,
non sento più non sentire più i sapori, quindi non fare distinzioni, vuol dire mettersi fuori dalla socialità, cosa impossibile, perché poi la parabola disegna un fallimento in qualche modo. Però dice la cosa più difficile è non è tanto educare il gusto all'indifferenza, no? Alla cosa, ma liberarsi da ciò che sta intorno alle cose, cioè alle parole, che è proprio, che è il pathos, ecco. Il pathos del sociale è quello che sta intorno alle parole, che le rende, che gli dà pathos. Uno pensa alla pubblicità e lavora tutta su questa cosa qua, dare pathos alle cose per tirarti dentro, e in questo tirarti dentro c'è il rapporto con gli altri. Lui c'è questa cosa qua, azzerare questo, cosa poi impossibile, perché si è comunque nella socialità, anche se si vuole uscire. Però la via un po' folle, perché è una via folle quella del personaggio, è di uscire non attraverso la contrapposizione, affrontare la rivolta, ma neutralizzandosi, ecco, rendendosi come una, cercando di diventare una pietra, solo che è possibile diventare una pietra. Una pietra che non è, ecco, all'inizio è più come una pianta, perché l'ipersensibilità, a me questo fa pensare a Michaud, le cose che dicevi prima, l'attivismo tunde. Infatti c'è una frase di Michaud che sicuramente a Perret che piaceva moltissimo, che dice che l'anima dei pigri ama nuotare. E poi l'altra cosa che dice Michaud, bellissima, è che le piante, che per me è bellissima come idea, le piante compensano l'incapacità di muoversi, di mobilità con la sensibilità. Che è bella questa, cioè questa idea che l'attivismo, la mobilità, anche se poi il suo andare a zonzo invece è dentro questa cosa di lì, perché si mette a guardare le cose che nessuno guarda, e tutto entra in primo piano, e c'è la visione come fatto sensibilità. Però è questa cosa, ecco, del pathos. In Bartleby c'è ancora una traccia, perché nel racconto almeno dell'avvocato c'è ancora una traccia di pathos, tanto il finale. Qui è come c'è il tentativo di togliere qualsiasi teatralità alle cose, eh? Volevo leggere questo pezzo perché a un certo punto parla di un albero, va in campagna e si mette a guardare un albero. Da lui, dunque, l'albero rappresenta, evidentemente, preso così, l'albero diventa un punto di riferimento straordinario per capire come ci muoviamo noi. Dicevo, rispetto a questa antica, non tanto antica, ma insomma contrapposizione tra l'uomo e la natura, che si è sviluppata tra il 500 e il 600 con Cartesio come autore centrale di questo tipo di diversificazione, come se noi fossimo al di fuori della natura. È una cosa molto difficile questa da dire, da pensare, perché non possiamo vederci dal di fuori. Adesso, l'anno scorso, due anni fa, quando ero a Berlino, tutti mi dicevano di andare allo zoo, che era una meraviglia. Adesso a Zurigo mi dicevano di andare a vedere lo zoo. I zoo sono orrendi, sono l'orrore puro, e fanno sempre capire come noi ci consideriamo superiori alle bestie, agli animali, ma insomma gli animali sono ormai diventati dei gadget, e sono diventati dei giocattoli per i bambini, e tutto quanto questo è qualcosa che si riflette anche nel senso di essere nella massa, di seguire le masse, di camminare con le masse e di mangiare con le masse detto questo, è chiaro che appena tu vedi lo sguardo sulle masse che la pubblicità proietta di qua e là, non vedi più questa cosa indiscriminata, no? In cui ci si ficca,
camminando con le masse, andando a Parigi, proprio nei luoghi, quando era il periodo che aprivano questi drug stores di tutta la notte, aperti di tutta la notte, dove la gente passava, stava lì, mangiava, chiacchierava, e a un certo punto era qualcosa di assolutamente tutto questo che credo che sia difficile ancora per noi da capire in che senso noi ci rapportiamo alle masse. Da una parte abbiamo tutto l'individualismo delle produzioni, di tutte le produzioni che ci vengono sotto il naso, di tutte le pubblicità possibili, dall'altra parte ogni educazione che ci viene impartita parte, sembra partire dal solipsismo, no? Sembra che queste due cose non ce le togliamo mai dalle scatole. Questa idea di confrontarsi con l'albero è veramente essenziale. L'albero non ha nessuna morale da proporti, nessun messaggio da consegnarti. La sua forza, la sua maestà, la sua vita, se davvero speri ancora di trarre un senso, un po' di coraggio da queste antiche metafore, non sono altro in definitiva che immagini e titoli di merito vani quanto la pace dei campi, la perfida dell'acqua cheta, l'ardire dei piccoli sentieri che non salgono troppo in alto ma lo fanno in solitudine, i ridenti declivi collinari dove i grappoli maturano al sole, tutta questa retorica della natura fuori di noi, eh? Per questo l'albero ti incanta, ti stupisce o rapacifica, per questo inattesa o inimmaginabile evidenza della sua corteccia, dei suoi rami, delle sue foglie, e forse per questo che non vai mai a passeggio con un cane, perché il cane ti guarda, ti supplica, ti parla, con quelle sue occhiate umide di riconoscenza, la sua aria da cane bastonato, i salti da cane festoso, ti obbliga continuamente a conferirgli l'ignobile statuto di animale domestico. Non puoi rimanere neutro di fronte a un cane, non più di tanto di quanto lo puoi rimanere di fronte a un uomo. Con l'albero invece non avrai mai nessun dialogo, non puoi vivere di fronte a un cane, perché il cane in ogni momento ti chiederà di farlo vivere, di nutrirlo e carezzarlo, di essere cioè un uomo proprio per lui, di essere il suo padrone, il suo dio, che tuonando il suo nome ti fa subito accucciare. L'albero invece non ti chiede niente, puoi essere un dio, il dio dei cani, il dio dei gatti, il dio dei poveri, e per questo ti basta un guinzaglio, un brandello di polmone, eccetera. Bene, questo mi sembra un punto essenziale per capire le cose, cioè dire, per capire, per intuire come vanno, e la situazione in cui comunque in cui siamo, mi ricordo un giorno che avevo comperato questo pacco della Repubblica Donna, questo supplemento, e ho cominciato a sfogliarlo e sono andato da Ermanno a dire: Ermanno, ma guarda qui cosa c'è scritto. E Ermanno mi ha detto: ma buttalo via, perché qui non c'è niente di vero, non c'è né da ridere né da piangere, non c'è niente, è proprio una cosa. Quindi lì, visto attraverso quel faro lì, le masse sono tutta un'altra cosa, sono il cane, no? Ma vista da quest'altro punto di vista, cioè di che mangi quello che c'è, che fa, vai dove vanno gli altri, no? È più il punto di vista dell'albero, è più qualcosa di un punto di gioco. Fino al punto in cui si arriva a pensare queste cose, dopo ci sono tante altre cose che si accumulano nel libro. Della pietra, dal punto di vista della pietra, quello del punto del rio, perché l'albero sì. C'ha già ancora una. Questa cosa che hai letto è una citazione che prende in contropiede la nausea di Sartre. Dove appunto anche qua è un prendere in contropiede, perché il personaggio, il protagonista del Roquentin della nausea, guarda le radici di un ipocastano, lui ha questa cosa che il mondo non ha, c'è stata la perdita di senso, così c'è proprio una teatralità, ancora sì, un pathos ancora teatrale che qui proprio
eliminato. Cioè, questa è una delle citazioni, il libro è infarcito di citazioni che hanno una pertinenza tematica invertite. Sì, come se uno leggesse i libri del momento e ne tira su quello che... L'uomo è cioè il vivente che, esistendo sul modo della potenza, può tanto una cosa che il suo contrario, sia fare che non fare. L'uomo è l'animale che può la propria impotenza. E poi fa un piccolo riferimento alla contemporaneità più stretta, ovvero: e su quest'altra e più oscura faccia della potenza, che oggi preferisce agire il potere, che si definisce ironicamente democratico, tra virgolette. Esso separa gli uomini non solo e non tanto da ciò che possono fare, ma innanzitutto e per lo più da ciò che possono non fare. Separato dalla sua impotenza, privato dall'esperienza di ciò che può non fare, l'uomo odierno si crede capace di tutto e ripete il suo gioviale "non c'è problema", tra virgolette, e il suo irresponsabile "si può fare". Mi richiamo la memoria, uno slogan. Proprio quando dovrebbe invece rendersi conto di essere consegnato in misura inaudita a forze e processi su cui ha perduto ogni controllo. Egli è diventato cieco non alle sue capacità, ma alle sue incapacità. Non a ciò che può fare, ma a ciò che può, che non può o può non fare. E credo si leghi strettamente al libro di Perec. E questo è Giorgio Agamben, il libro si chiama Nudità, quindi insomma è una istituzione riguardo a questo, e credo che sia contemporaneo proprio nell'accezione che lui dà di contemporaneo. E l'altra riflessione che forse non è mia e che non è ancora stata troppo elaborata è questa, che nella mia personale commedia della... Oh, si sentiva benissimo. Nella mia personale commedia dell'inattività, se dovessi catalogare i testi che ho letto, ma probabilmente quelli che ho letto non potrei ancora catalogarli, metterei all'inferno l'Oblomov di Gonsarov nell'inattività, metterei al purgatorio Perec e in paradiso Bartleby, che credo sia un santo o il capro espiatorio di molte cose, e mi legherei a questo per motivare questa scelta, ovvero Oblomov è l'antieroe che in modo angoscioso non agisce e si richiude nella sua stanzetta tra le carte polverose e evade da questo solamente attraverso il famoso sogno, e però lo vive con angoscia, cercando comunque di dando delle motivazioni negative rispetto alla sua scelta, mentre Perec, almeno da quello che ho letto e che posso anche capire attraverso questi interventi, vive in un limbo, ovvero cerca di dare delle risposte alla sua decisione, ma si trova ancora in una fase intermedia, mentre Bartleby ha fatto il salto successivo, è effettivamente un santo, lui non fa, punto. Non c'è un perché, non dà una motivazione, e questo mette in crisi ovviamente il meccanismo oliato di Wall Street e anche del copista, che in secondo delle suddivisioni del lavoro di copiatura è il livello più basso, insomma, dopo poi c'è il commentatore e quant'altro. E quindi in questo caso in realtà qui siamo a Bartleby, ma forse sì, questo spazio occupato si dovrebbe più ispirare a quel libro, cioè alla fase limbica dell'inattività, perché credo che in quel caso si possa ancora provare quella che Manganelli chiamava la prima voltità, ovvero la possibilità della prima volta, dell'ipersensibilità rispetto alle cose che agiscono intorno a noi, alla contemporaneità, mentre è bene comunque che questo spazio occupato tenda a Bartleby, ovvero alla santità, a qualcosa che, all'ascetismo, qualcosa che probabilmente è irraggiungibile, ma comunque come punto d'arrivo è importante. Bello.
Lo passo a chi? No, sì, sì. Agamben gioca su questa nozione di Aristotele, sul fatto che in tutte le cose c'è la cosa in potenza e la cosa in atto, il seme di grano che è un seme di grano, e poi lo sviluppo della pianta. E l'uomo sembrerebbe quello che può, tutta la natura, tutto ciò che c'è attorno a noi, in fondo è soggetto a questo tipo di legge, a questo tipo di separazione tra l'essere in potenza e l'essere in atto, il mettersi in atto dopo. L'uomo, nel caso di Bartleby, c'è proprio questo fatto del poter non scrivere, ecco, no? Cioè lo scrivano che può non scrivere, l'uomo che parla che può non parlare, cioè del come tirarsi indietro, arretrare fino al punto di orientarsi non più sull'atto, su come lo sviluppo dell'atto, di qualcosa che è potenzialmente chiuso in un seme o in qualche cosa, ma di tornare a questo punto iniziale in cui le cose stanno lì ancora pronte ad evolversi. Questo credo che sia anche un processo che ci aiuta a guardarci intorno, e molto di più di quanto sembri, ancora tornando alle masse o al modo di vivere di massa, che è stato disprezzatissimo. Ma noi non ne abbiamo un altro, non abbiamo una collettività da sostituire alle masse, e le masse sembra che comincino anche questo tipo di piccola massa, cominciano a essere qualcosa da cui, come un terreno dove mettere dei semi, cominciano a essere qualcosa che noi non sappiamo bene dove vanno, dove andranno. Sappiamo che sono state sempre manipolate in maniera straordinaria, pensare come sono state manipolate le masse da Hitler, dal nazismo, ma questo rivolgersi alle masse, camminare con le masse, io lo vedo in questo tipo di luce, sul fatto del poter fare e poter non fare. Poter non fare è una grande soluzione, è una delle cose più importanti della vita, il poter non fare, molto di più del poter fare. No, perché, vabbè, io non pensavo di dover magari parlare, tu me l'hai chiesto all'inizio come mai abbiamo scelto questo nome qui, abbiamo già detto poi in tante occasioni, anche in un bel incontro, una specie di tavola rotonda fatta in rettorato, c'era Ermanno Cavazzoni, altri docenti, scrittori e tanti ragazzi che partecipavano. Ah, perché in effetti anche da questo incontro poi sembra un po' strano, no? Bartleby, il personaggio di Perec, prima si parlava del personaggio di Gonciarov, insomma sono tutte figure della sottrazione, quindi del sottrarsi all'attivismo occidentale, come dicevi prima, però senza proporre un'altra attività. Allora in quel senso dire aprire uno spazio, creare un progetto col nome di una figura che in qualche modo tende soltanto a sottrarsi è un po' strano, cioè effettivamente anche tra noi c'era una bella discussione all'inizio, e è evidente che per noi assumere questo nome qui a parte non puntiamo all'ascetismo, cioè in questo senso penso sia chiaro, né alla santificazione, però nemmeno all'immobilismo, all'inattività, cioè per noi è un po' l'idea è quella di poter riscrivere una storia, che forse questa è poi una cosa pienamente del secondo Novecento, adesso siamo fuori al Novecento, quindi cercare di declinare in maniera nuova, possibilmente senza stravolgere quello che è il racconto di Bartleby, però dandogli non solo un finale differente, proprio una nuova narrazione, una possibilità diversa. Quindi per noi evidentemente Bartleby preferisce invece che preferire soltanto di non fare qualcosa, e in questo senso quindi
forse siamo attivisti anche noi, adesso non attivisti nel senso di attivisti politici, ma beh, anche probabilmente, ma nel senso che per sottrarci a una serie di incanalamenti che non ci piacciono, però allora creiamo un'isola in cui poter fare altre cose, cioè ci sono tante cose che vogliamo fare e crediamo ci sia la possibilità di andare a fare, che non sono la pura sottrazione, ma invece anche l'aggregare, convogliare forze che stanno un po' sparse in questa città. Adesso tra noi ci dicevamo anche raccogliere i vari Bartleby che stanno a Bologna e dargli una casa, perché poi Bartleby è quello che viene buttato proprio fuori da casa e finisce a morire in prigione, diventando insomma una sorta di filo d'erba perenne. E poi l'idea di spuntare anche noi poi in mezzo alla città, qui poi siamo proprio nel cuore, e aggregare comunque intorno a noi, siamo già tanti ma ci piacerebbe essere di più, un po' tutte quelle persone che evidentemente in qualche modo vogliono sottrarsi a un certo andamento generale delle cose, però non farlo come forma di puro ripiegamento nelle forme che poi abbiamo visto in questi bei romanzi, che sono romanzi che ci piacciono, racconti che ci piacciono e che però in qualche modo dai quali vogliamo trarre anche lo spunto per poi andare oltre, ecco, non adagiarci su queste che sono dei bei sogni anche da un certo punto di vista, però stare qui comporta grandissimo sforzo, siamo più attivi probabilmente di altri che si adagiano in una carriera o in una strada che in qualche modo è già, insomma, un sentiero già tracciato, quindi dove le tappe e i passi successivi sono anche già disegnati per terra, e quindi anche assumersi la categoria del rischio in qualche modo, no? Quindi una scommessa collettiva che non sappiamo esattamente poi dove va a portarci, però in questo senso Bartleby, adesso non so se sono stato poi molto chiaro, però sicuramente è un Bartleby diverso, noi gli abbiamo anche dato una faccetta che dicono che assomiglia a una scimmia, ma secondo me no, è senz'altro il tentativo di davvero di riscrivere questa storia, ma non perché non ci piace l'originale, ma perché molto affascinati da quello che ha scritto Melville, però ecco, magari non vogliamo prendere la via del mare, ecco, forse vogliamo radicarci adesso, forse è venuto anche è un tempo diverso anche in cui c'è chi ha già preso le vie del mare, che è andato via, penso non c'ero ovviamente negli anni 70, non, i miei genitori sì, e per esempio loro sono andati via, ecco, mi viene da pensare questo, sono andati altrove in Europa, c'era il mito dell'America, chi se ne andava, io vedo per esempio che noi abbiamo anche molta voglia di restare, so, siamo studenti, nessuno di Bologna ad esempio, e ci va di stare qui, ecco, non di venire solo qui per poi tornarcene a casa o andare altrove, quindi non conosco teorie sociologiche, non me ne occupo e poi diffido anche molto, però forse c'è un passo in qualche modo successivo, non so se è generazionale, non è tanto quello che conta, però noi abbiamo una volontà di più che altro di radicarci, forse in quel senso, di mettere anche delle radici laddove magari prima invece l'idea prima e originaria era quella di fuggire. L'idea è bella anche, che non è che è da condannare per noi, però vogliamo provare a costruire qui qualcosa, visto che qua ci stiamo per anni dentro l'università, dentro le case che ci affittano, magari molto simile alla stanzetta del protagonista del libro di Prek, quindi piccole, anguste, costose, eccetera. Ecco, forse un po' il senso di quello che stiamo facendo sta in queste cose qua. Sì. Ah. Ma perché non gli date? Un'osservazione molto ingenua. Intanto mi è piaciuto moltissimo il discorso del giovanotto. Nella letteratura di Perec c'è una versione attualizzata e moderna della vecchissima figura del flaneur parigino, che ha tutta la sua letteratura. C'è una canzoncina che dice «Se vous musardez à Paris». C'è tutta una letteratura del tipo della Bretonne, del Rémite delle Saussure d'Antine. Cioè, Perec non è venuto da solo, c'è tutta una tradizione in Francia letteraria in cui si racconta di queste lèche vitrine che passeggiano, che commentano dal di fuori senza partecipare. Poi una nota squisitamente tecnica da aspirante calligrafo al quale sono stato 20 anni fa, rivolta soprattutto al discorso, cioè il lavoro tecnico del copista scrivano Gianni era terribile,
perché bisognava scrivere nel corsivo commerciale inglese per 10-12 ore e c'era una costrizione manuale, nel senso che chiudevano la mano in una serie di tele per conservare la duttilità del tracciato, e quindi Bartleby si ribellava a questa costrizione faticosissima. In realtà tecnicamente il suo lavoro era di estrema fatica, era quasi un impazzimento, e quindi c'è anche da tener conto di questa tecnicità del suo lavoro di scrivano, che era dolorosissimo e faticosissimo. Bello questo, bello. Ma lo diceva Michele prima, quando abbiamo scelto il nome di Bartleby ci andava anche un po' di giocare, per la verità. Ci andava anche un po' di giocare dentro Bartleby, laddove questa parola è stata evocata certamente nel testo di Melville, ma anche in tanti altri testi letterali, in tanti saggi di filosofia molto differenti tra di loro. Volevamo giocare un po' con questa figura che ha avuto anche tanti modi per essere reinventata, la figura di Bartleby. Cioè, non volevamo assumere, men che meno il finale del libro di Melville, in qualche modo come istanza normativa dell'attenzione, della percezione, del fare, del rapporto che esiste tra singolarità e processi di percezione. Dico questo perché un po' in qualche modo il nostro Bartleby è un Bartleby che ha fiducia nella percezione, è un Bartleby che ha fiducia nella costituzione del comune, è un Bartleby che ha anche fiducia nella decisione del comune, è un Bartleby che pensa che non necessariamente nella solitudo si allargano le possibilità di comprendere le sfumature. È un Bartleby che non pensa in qualche modo la singolarità come viene pensato l'individuo. È un Bartleby che appunto non pensa che rinchiudendosi in se stesso necessariamente si riescano a trovare quella sensibilità della pianta a cui si faceva riferimento prima, no? Io penso che ci sia un autore, tra l'altro qua in un'altra rassegna che stiamo facendo, il prossimo appuntamento sarà è un'altra rassegna, parleremo di un autore della modernità, Baruch Spinoza, e penso che nel pensiero di Spinoza ci siano tante possibilità di leggere tanti divenire minori, ma che hanno molta fiducia nei processi di costruzione collettiva. Questo un po', per cui insomma noi abbiamo anche molto giocato con Bartleby e continuiamo a farlo, ed è anche molto divertente tratti di elogio, di inattività in un posto di attivisti. Questo secondo me è molto divertente, è molto stimolante, apre a una discussione assolutamente piena da mille risvolti, da mille punti di vista. Io vorrei, mi scuso, però vorrei smontare un pochino l'idea di Bartleby come asceta e l'idea dell'immobilismo di questo personaggio. Allora, avendo letto, io invece ho avuto questa suggestione dal personaggio, e cioè nella sua sottrazione, lui si sottrae al mondo visto come entità esterna da sé, cioè imposta dall'esterno, per esempio nella tecnica oppure nel mondo che aggredisce la persona di Wall Street in cui è immerso. E dov'è la mia critica all'immobilismo? Lui in questa sottrazione si riprende la sua essenza, cioè rivaluta il suo essere più interiore, e io lo vedo nel riprendersi ciò che più gli attiene, e cioè lo spazio e il tempo, e tra parentesi esattamente quello che abbiamo fatto noi, cioè riprendersi il nostro spazio e il nostro tempo come
come ciò che più attiene all'uomo, più ci caratterizza. E in questo senso non c'è nulla di ascetico e nulla di immobile nel riprendere appunto il tempo come propria, come caratteristica più propria dell'uomo, come ho letto ultimamente la citazione in un libro di Heidegger, un saggio di Heidegger, il concetto di tempo, in cui citava Borges, e la citazione è questa: il tempo è la sostanza di cui sono fatto, è una tigre che mi sbrana ma io sono la tigre, è un fiume che mi soverchia ma io sono il fiume, non c'è niente di immobile, qualcosa in estremo tumulto, e noi e Bartleby semplicemente ne abbiamo riconosciuto appunto questa motilità. È lì che fallisce poi il protagonista, proprio in questo che fallisce. Ma poi volevo dire a me ha sorpreso il fatto del nome Bartleby, però lo trovo una cosa bellissima. Mi piace molto, tra l'altro la scena per me è più bella e quasi che proprio mi è rimasta più impressa di Bartleby, proprio quando l'avvocato di Domenica mi ricordo per quale motivo, ma per caso è lì da quelle parti, decide di andare in ufficio di cui ha le chiavi, e apre la porta e c'è Bartleby dentro, quindi lui ha occupato l'ufficio, cioè lui dorme lì, no, quindi questa per me è una cosa da non assolutamente non, per cui non è che lo vedo così astruso il fatto di prendere Bartleby, cioè, io l'avevo pensato, cioè, mi piaceva l'idea, e siccome è una figura dell'illusione, della resistenza passiva, io direi, perché cioè, è una forma di resistenza passiva, cioè, avrei preferenza di no. A me sembrava fosse un gesto politico prendere Bartleby, cosa proprio nel senso di sfuggire dalla logica della contrapposizione frontale, che è quella del potere oggi, è proprio quella del. Cioè delle individualità che si contrappongono frontalmente, ecco, una strategia elusiva che è quella un po' di sono delle strategie anche quella di questi passaggi di Kafka, di meditazioni, ci sono dei passaggi dove parlano di questo, ecco, sulla pazienza, tutte queste cose, queste virtù antiche ma in qualche modo elusive, non di contrapposizione frontale. Come dire, la rivolta, la lotta cade, mi sembra oggi, nel tranello, quando è frontale, di qualcosa che è proprio quello che si vuole, la frontalità. La televisione è fatta di rapporti contrapposizioni frontali. La letteratura c'è qualcos'altro che fa progredire insieme. Ecco, il tu di Anom Kidor è il contrario della frontalità dei dibattiti televisivi, cioè è un tu che ingloba il proprio io oggettivato in un altro, che lo mette a distanza, chi legge, ma soprattutto quel qualcosa che c'è solo nella letteratura, nel linguaggio, che questa cosa che sta prima di ogni parola e dopo ogni parola possibile. Ecco, questa è la differenza, per cui ogni parola che viene detta e può essere detta grazie a tutte le parole che sono state dette prima. Ecco, tutto questo è al di fuori dal fatto della frontalità del dibattito, della polemica, che quello è il terreno della del potere, cioè della politica. Allora mi piaceva l'idea, come dire, una strategia che poi non so che cos'è questa strategia, cioè sinceramente non è che io riesca a vedere poi che cos'è, però prendere Bartleby come un possibile, non so che parola usare, ispiratore di qualcos'altro che non si sa che cos'è, ma che comunque, ecco, pensavo a questo. No, volevo dire, a me ha molto, veramente molto colpito la pertinenza di quella divisione tra inferno, paradiso, inferno, purgatorio e paradiso, senza declinarla in chiave di maggior o minor ascetismo, ma certo di considerando il testo di Melville come un testo, diciamo, in questa triade
vicino a una purezza e un assoluto che appunto magari il testo di Perec non ha e non vuole avere. E, Perec è una figura, secondo me, che come pochissimi altri scrittori ha a che fare con il purgatorio e con il limbo. Io mi ricordo che dopo aver letto alcune sue pagine, eccetera, presi un pennarello e scrissi su un foglio Perec tra coloro che sono sospesi, e poi lo attaccai al muro, poi non so bene, rimase lì un sacco di tempo. È assolutamente una figura limbica e purgatoriale, assolutamente, proprio nel termine dantesco filosofico è esattamente questo. Un romanzo come La Disparition è da questo punto di vista emblematico in modo assoluto proprio. E allora forse per questo motivo è poi forse anche, non so, più umano, è un autore molto dialettico, e allora tutto quello che si è sentito è vero, non in un senso ecumenico, eccetera, ma nel senso che effettivamente il personaggio, siccome giustamente si è parlato molto di Bartleby, tornando un attimo a Un uomo che dorme, il personaggio di Un uomo che dorme, il non gesto del personaggio di Un uomo che dorme è un non gesto estremamente polisemico, in cui c'è tutto quello che è stato detto, e c'è anche altro, e per me non è affatto un caso che L'uomo che dorme sia scritto in tu, appunto, come è già stato detto. E, per esempio, in quella splendida pagina iniziale che ha letto Gianni Celati, la lettura si è chiusa su tu non vuoi più difenderti e non vuoi più attaccare, fondamentalmente. Pur rimanendo vero tutto quello che hai detto prima e tutto quello che Gianni Celati e altri hanno detto, è anche vero che poi il vocabolario dell'attacco e della difesa ricorre sempre, sistematicamente nel testo. In realtà non è affatto vero, se vogliamo, è vero e non vero, che l'uomo che dorme non voglia più difendersi e non voglia più attaccare. Certamente vuole difendersi, il concetto di riparo, abri, ritorna bull, sempre. Bull. E alla fine, quando questa parabola comincia si cominciano a mostrare le prime crepe, l'inquietudine, eccetera, a un certo punto proprio Perec comincia un paragrafo dicendo tu non hai più riparo, hai paura. E questo diventa un leitmotiv di tutta la seconda parte, della parte finale del testo. No, quindi volevo proprio solamente attirare l'attenzione sulla estrema complessità, effettivamente, e appunto polisemia di questo personaggio, di questo io-tu, che è così spazioso che lì dentro ci stanno tante cose, veramente riescono davvero a starcene tante. Certamente il discorso sulla sensibilità, il discorso contro l'attivismo, è assolutamente certo che tutto questo è fondamentale, ma come dire, ci sono anche effettivamente altri lati altrettanto fondamentali. Anche questa idea della parabola è uno scacco. Qualcosa, il progetto non va in porto, però poi alla fine del libro sembrerebbe quasi che non fosse successo nulla. C'è quasi un ritorno a una situazione iniziale, con però effettivamente il fatto tu hai imparato che la solitudine non insegna niente, fondamentalmente, che è una, come dire, è una non apprensione che però, insomma, filosoficamente ha un suo peso. No, niente, è veramente interessante, sono assolutamente d'accordo, rivendico questa purgatorialità di Perec, mi piace moltissimo. L'inferno di Olmo.
ma cioè, è bella come cosa. Sì, sì, è veramente interessante. Cioè, vagheggia il paradiso. C'è un testo di Manganelli che è l'introduzione dell'ultima edizione di Obrumov per Einaudi. Non so se l'avete letto. E lui, per lui, Obrumov non è un. Come dire, lui vagheggia di non essere ancora nato. Dice che è un testo fondamentalmente teologico. Teologico. Sì, 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 lo mette proprio sul consumo. Se Manganelli dice teologico, è una teologia negativa, non può essere la teologia di. Però non è un accidioso per Manganelli, non è un accidioso Obrumov, è un sognatore, ecco. Quindi non so se. Non lo metterei all'inferno Obrumov, però. Te, Ermanno, cosa dici? Secondo me c'è un po' tutto un generale equivoco e ognuno va per la sua strada, tutti gli interventi. Nel senso che è come se parlassimo e ci fossero, e ognuno fa senso un soliloquio assoluto. E laggiù ci sono i libri, Bartleby, Perec e Oblomov, che giustamente è stato tirato fuori. Allora, secondo me l'equivoco di fondo proprio generalissimo è questo. Tutto il discorso che ha fatto Gianni all'inizio, che sono perfettamente d'accordo, ne abbiamo parlato a volte, quindi lo conosco e lo apprezzo, ho letto l'introduzione. Però, detto qui, sembra che sia una lode del non far niente. Io so che cosa tutto il senso di questo, so che cosa è il resistere, eccetera. Però sembra una lode che uno studente non deve dare un esame, che deve stare chiuso in casa, eccetera. No, sembra, eccetera. E allora un po' Michele, un po' il adesso quell'Andrea che è poi uscito, adesso non vedo, dice no, però noi leggiamo Bartleby, adesso è stata fuori, un po' si confondono i libri, ma certo sono tutti parenti questi tre libri che abbiamo citato, apprezziamo, è un po' un gioco questo di citare Bartleby, una figura, Jean dice, è una figura che se non altro occupa. E vabbè, è un modo certo, però vabbè, anch'io al gabinetto occupo una posizione e quindi la parola occupo può coprire una gamma infinita di attività e allora è un po' difficile. Allora, provo a dirlo in positivo. Ecco, questo allora si crea questa. E allora vedo anche un po' generalmente l'imbarazzo a dover dire noi siamo. Abbiamo come emblema Bartleby, però non vogliamo finire come lui, perché la sostanza poi di tutti questi discorsi è questo. Ma perché? Perché il libro Un uomo che dorme di Perec è un libro spaventoso, lo dico proprio, chi l'ha letto, è un libro che proprio fa paura enormemente, perché è un baratro aperto davanti a tutti. E lo sappiamo, e soprattutto poi ho 25 anni, a quell'età lì ci sono. È proprio l'inizio, quello che diceva Gianni all'inizio, l'inizio della vita, e c'è di fronte proprio la possibilità di fallire, ma fallire davanti a se stesso, non carriera, proprio sprofondare nel niente, diventare da ricoverato mentale in un ospedale psichiatrico. E adesso dico poi su questo perché. Ed è una prospettiva spaventosa come prospettiva, visto che il libro, grosso modo, un po' è stato discusso come se è meglio comportarsi come un uomo che il signore, lo studente di un uomo che dorme o no, o incanalarsi. Bartleby, ah certo, prospettiva spaventosa altrettanto di finire in carcere e morire nel cortile del carcere. Ma è anche tutto questo libro è un altro baratro davanti, certo, del poter star lì e tacere. Oblomov, ringrazio della citazione di Oblomov, certo, un libro parente, perfettamente parente, ma anche questo è uno quando lo legge, non so quanti lo hanno letto, leggetelo perché è una meraviglia di libro, ma viene sempre da dirgli dai, ma fa qualcosa, questa povera...
come si chiama, non Tatiana, Olga. Ma sposala, così viene, viene la cosa più spontanea, viene, perché? Perché sono tutte figure del fallimento. Allora, il senso un po' però che le imparenta è un po' questo, perché c'è il fallimento? E giustamente perché? Perché oggi non c'è più lo spazio, oggi parlo della modernità, di questi ultimi secoli, non c'è più lo spazio che accoglie queste figure. Queste sono figure che un tempo, in altre epoche, ognuna di queste figure in epoche diverse aveva una sua posizione sociale, proprio sociale nel senso che aveva un suo nido dove stare. E giustamente che qualcuno ha tirato fuori Bartleby è il più santo, certo, perché questa è la figura che forse 15 secoli fa sarebbe finito a, perché questo è il suo destino, è il suo animo, è la sua nascita, come diceva Gianni all'inizio, è il suo piano inclinato su cui è e che uno non può opporsi a se stesso, alla propria natura, e sarebbe finito nel deserto, chissà se c'era un Dio a cui credeva, lo accoglieva, ma questo era il suo destino, che non c'è più. Il Oblomov cos'è, se lo leggete, è il proprietario terriero che poteva essere un bravissimo e buonissimo proprietario terriero, così era l'ordinamento nella Russia zarista, che non ha più il suo posto, resta lì col suo servitore, ultimo servitore che gli crede fino in fondo, ma ormai che cos'è? Un impiegato statale, Oblomov, da proprietario feudale. Uno dei migliori sarebbe stato, sembra di capire, con tutto il suo sogno, eccetera, diventa un impiegato statale, perché è questo, in una grande città, e quindi non c'è più lo spazio per la sua mente, per la sua mente che abbracciava, che faceva lavorare i contadini. Pensate a un altro ordine, gli ordini della storia sono diversi ogni epoca. E Perec, qual è il suo spazio? Io sono sempre convinto, ed è spaventoso, che il suo spazio, ed è detto, questo chi non l'ha letto, cioè quando Gianni ha letto il pezzo dell'albero, è perché è in campagna, è andato d'estate a trovare i suoi che abitano in campagna. Beh, questo che cosa è questo libro? È lo studente che non fa nulla e che un tempo sarebbe diventato un po' come le figure di Fellini, dei Vitelloni, che stanno in famiglia tutta la vita, o lo zio Scapolo. Avete dei nonni dove c'è lo zio Scapolo che è sempre stato in casa, anche un po' stupido, che un po' gli piacciono le donne, che però è poveretto, però c'era una famiglia, parlo di una piccola comunità, che l'avrebbe accolto, perché avrebbe accolto lo zio demente che non fa niente, oppure lo zio che a un certo punto ha troppo studiato. Quante volte che lo sentite queste storie? Ha studiato troppo ed è diventato un po' stupido a forza di studiare. A studiare poi Aron e la sociologia lo si diventa senz'altro. E questo era il suo posto. Sarebbe finito in altri tempi nella comunità, che è la famiglia, nella campagna, eccetera, ma non può più, perché non c'è più, perché la famiglia c'è un padre e una madre, non c'è nulla. Ormai ormai sono in pensione, alla fine della loro vita, e quindi lui è uno studente solo in una città dove può andare. Non c'è più spazio per queste figure. Concludo il discorso perché volevo arrivare a questo. Però sono tutti racconti che attraggono enormemente. Bartleby, uno che lo legga, resta spaventato, perché sente che lui stesso è un po' lì dentro, però è anche incantato, e lo sono tutti e tre. Da che cosa? Dal fatto che sono dei racconti e sono raccontati, e c'è un autore che fa questi racconti e che si inventa queste figure che riconosciamo, che proprio riconosciamo. E allora non è più cercare a tutti i costi in Bartleby dell'attivismo, no, è Melville che lo ha scritto, e questa è una meraviglia, tanto di cappello a Melville, a Perec e a Goncharov che ha scritto Oblomov. Questo non è attivismo, non è incanalarsi, questo è seguire il proprio destino davvero.
scrivere, fare questi libri, la narrazione, diciamo più in generale, l'arte, è questa grande attrattiva, perché forse è il campo dove non c'è più la fatica, non è più un lavoro prestato, fatto per guadagnare i soldi e campare, andarsi a divertire, ma poi quando si torna sul lavoro uno è incanalato ed è orrendo. Perché certo, nel mondo d'oggi è così, uno ricordo le favole che dicono che è moderno, che mestiere vuoi fare? E uno gli presenta un elenco del telefono di mestieri, proprio perché non c'è più una naturalità. Ecco, questo, allora l'autore è questo che noi che ammiriamo, cioè che ammiriamo e che di cui siamo incantati, e questo è attività, quella dell'autore, è attività. Ed è questa che ammiriamo, credo, che concilia fine. Sì, il finale, volevo leggere il finale. Ecco il finale. Le ultime pagine, nelle pagine finali, 3-4 pagine, ci sono un fitto accumularsi di citazioni da altri libri che sembrerebbero come qualcuno che sta scrivendo e, per esempio, ma tu povero Daedalus, non c'era nessun labirinto, finito prigioniero, la porta era aperta, nessuna guardia davanti, nessun capo di guardia in fondo alla galleria, nessun grande inquisitore. Questo è il Daedalus della tradizione. Ma subito dopo c'è il Daedalus di Joyce, che è un personaggio che ricorre non solo nell'Ulisse, ma ricorre nel Ritratto dell'artista da giovane, e c'è proprio il finale di questo libro preso come trascritto e ribaltato. Tua madre non ti ha ricucito i vestiti, non andrai per la milionesima volta in cerca della realtà della esperienza, né forgerai nella fucina della tua anima l'increata coscienza della tua razza. Nessun vecchio antenato né vecchio artefice ti farà buona guardia, né oggi che mai. Per esempio, questo esempio di questo, il finale in questo libro di Joyce, Il ritratto dell'artista del giorno, finisce con queste parole che sono molto gonfie e molto pompose, ma si direbbe che questa pomposità sia proprio il senso dell'impossibilità più di usare questa retorica dell'avere una razza, di avere un antenato, di avere un artefice che ti farà buona guardia. E lui lo prende su nello stesso modo, ribaltando nel senso, e poi dice: non hai imparato niente, tranne che la solitudine non insegna niente, che l'indifferenza non insegna niente. Era un'impostura, una fascinosa e ingannevole illusione. Eri solo, tutto qui, e volevi proteggerti, volevi tagliare per sempre i ponti tra te e il mondo, ma tu sei così poca cosa, il mondo un tal parolone, alla fine tuo non è stato altro che un errare in una grande città e costeggiare chilometri di facciate, vetrine, parchi e lungo fiume. L'indifferenza è inutile, puoi volere o non volere, che importanza ha? Fare o non fare una partita flipper, ci sarà comunque un altro che infilerà una moneta da 20 centesimi nella fessura della macchinetta. Puoi credere che consumando ogni giorno lo stesso identico pasto compi un atto risolutivo, ma il tuo rifiuto è inutile, la tua neutralità non significa niente, la tua inerzia è altrettanto vana della tua rabbia. Credi di passare indifferente lungo le strade principali, andando alla deriva nella città, seguendo la folla, penetrando i giochi delle ombre, delle crepe, ma niente è accaduto, nessun miracolo, nessuna esplosione. Ogni giorno sgranato non ha fatto che erodere la tua pazienza, che mettere a nudo l'ipocrisia dei tuoi ridicoli sforzi.
bisogna che il tempo si ferma, bisognava che il tempo si fermasse completamente, ma niente e nessuno è così forte da poter lottare contro il tempo. Hai potuto barare, guadagnare qualche briciola, qualche secondo, ma le campane di Saint-Roch, l'alternarsi dei semafori all'incrocio della Rue Pyramide e della Rue Saint-Honoré, l'immancabile caduta della goccia dal rubinetto dell'acquaio nel pianerottolo, non hanno mai smesso di misurare le ore, i minuti, i giorni, le stagioni. Sei riuscito a far finta di dimenticartene, a camminare di notte e a dormire di giorno? Non l'hai mai ingannato del tutto. Per molto tempo hai costruito e distrutto i tuoi rifugi, l'ordine o l'inazione, la deriva o il sonno, i giri notturni, i momenti neutri, la fuga nelle ombre delle luci. Forse potresti anche continuare a mentirti, ad abbruttirti, a impegolarti, ma il gioco è finito, il grande festeggiamento, l'ebbrezza fallace della vita in sospesa. Il mondo non si è mosso e tu non sei cambiato. L'indifferenza non ti ha reso differente. Non sei morto, non sei impazzito. I disastri non esistono, sono altrove. Questa è una riga che Perec prende pari pari da un suo articolo che riguarda la stampa e dice che la stampa, tutto il nostro sistema di informativo deve sempre caricare le tinte, farti vedere sempre che c'è un disastro, un pericolo, e mai dirti cos'è il giornaliero, la cosa giornaliera, la cosa comune giornaliera. La più intima catastrofe avrebbe forse potuto salvarti. Se avessi perso tutto, avresti almeno avuto qualcosa da difendere, delle parole da dire per convincere e commuovere. Ma non sei neanche malato. I tuoi giorni e le tue notti non corrono pericoli. I tuoi occhi ci vedono, la tua mano non treme, il tuo polso è regolare, il cuore continua a battere. Se fossi almeno brutto, la tua bruttezza potrebbe avere qualcosa di affascinante, ma non sei nemmeno brutto, né gobbo, né balbuzente, né monco, né un troncone senza gambe, nemmeno claudicante. Nessuna maledizione grava sulle tue spalle. Forse sei un mostro, ma non un mostro degli inferi. Non devi contorcerti né urlare, nessuna prova ti attende, nessun masso di Sisifo, nessun calice ti verrà porto per il tuo rifiuto, nessun corvo mira ai tuoi globi oculari, nessun avvoltoio hai visto infliggere l'indigesto compito di mangiarti il fegato mattino, pomeriggio e sera. Immagine di Prometeo, eh? Non devi trascinarti davanti ai giudici implorando la grazia, gridando pietà. Nessuno ti condanna, non hai nessuna colpa. Nessuno ti guarda per poi allontanarsi subito con orrore. Il tempo, che su tutto veglia, ha trovato, tuo malgrado, la soluzione. Il tempo, che conosce la risposta, ha continuato a scorrere. Poi un giorno del genere, un po' più tardi, un po' più presto, tutto ricomincia, tutto comincia, tutto continua, e smetti di parlare come un uomo che sogna. Guarda, guardala, questo di cui inserisce adesso è proprio l'inizio di Moby Dick. Moby Dick, migliaia e migliaia di impiegati che guardano il mare. Guardali, guardali, migliaia e migliaia di sentinelle silenziose, immobili genti di terra, piantate lungo le banchine, le rive, lungo i marciapiedi, allagate dalla pioggia di Place Clichy, sono lì perdute in fantasticherie oceaniche, aspettano i brumosi spruzzi delle onde, l'infrangersi dei marosi, il rauco richiamo degli uccelli marini. No. Non sei più il padrone anonimo del mondo, quello su cui la storia non aveva presa, quello che non sentiva cadere la pioggia, che non vedeva venire la morte. Non sei più l'inaccessibile, il limpido, il trasparente. Hai paura e aspetti. Aspetti in Place Clichy che la pioggia cessi di cadere. Bene, grazie.